maestro Fabio. Grazie. Allora, dimmi, abbiamo passato la giornata con 12,90 Super Adventure R, 10,90 Adventure R. Una cosa che ti è piaciuta dell'una e dell'altra? Ma sicuramente del 12,90 mi è piaciuto il motore, mi è piaciuta la possibilità delle diverse mappature, ma soprattutto di quanto spinga il motore e soprattutto di quanto si possa gestire il motore, perché ha una bella potenza, una potenza che si riesce con una curva di coppia che ti permette sempre di uscire da qualsiasi situazione nel migliore dei modi. Il 1090 sicuramente è inferiore di peso, per cui sembra forse un po' più maneggevole, sembra più adatto al fuoristrada, ma in realtà ha quella potenza che forse manca un po', quella schiena, quella coppia che effettivamente il 1290, il 1290 ha, che mi piace di più. Per cui sono due moto che secondo me si equivalgono, tutte e due con delle caratteristiche. Forse il 1290 più sofisticato nell'elettronica, nelle mappature, più possibilità di cambio di mappature, mentre il 1090 è una moto che si adatta bene ai tempi di oggi per chi vuole avvicinarsi, diciamo, al fuoristrada tra virgolette sempre con una maxi enduro, ma un qualcosa per cui si possa divertire. Direi una disamina perfetta. Ma, sì, diciamo che nel contesto delle grandi giudico queste moto sicuramente un filino più avanti delle altre. Ad oggi che si è ritornati con l'endurone a cercare di gioire e di imparare questo fuoristrada leggero, sono due moto che secondo me ad oggi ne vale la pena provare, perché sono moto effettivamente che sono leggermente avanti rispetto alle altre. Sì, assolutamente, penso. Provatele, ascoltate i consigli, provatele. Mi raccomando.